Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Sono stufo di mangiare il solito pollo, quindi ho cercato su internet, ho cercato una ricetta diversa e volevo proporla, quindi la cuciniamo insieme, vediamo come si fa questa ricetta. È il pollo al limone, bocconcini di pollo al limone, perché per cambiare, sempre il solito pollo no, una variante ci sta bene. Cosa occorre per i bocconcini di pollo al limone? Pan grattato del pollo, petto di pollo che andremo a tagliare, limone, se avete il limone vero, io avevo questo in casa, quindi un succo di limone concentrato, farina di segale, sale ed olio. Adesso vediamo il procedimento. Prima cosa da fare è tagliare il petto di pollo a bocconcini. Io ho già iniziato a tagliarli, adesso creo una sorta di bocconcini, molto rapido perché ho fame e voglio spendere poco tempo. Alla fine è un piatto abbastanza semplice ed è un'alternativa al solito pollo, per avere un po' un gusto diverso. Sì, andremo ad utilizzare la farina, andremo ad utilizzare l'olio, però i principi nutritivi rimangono simili. Non dobbiamo essere troppo rigidi con la dieta. Allora, a me non piace la dieta flessibile, ovvero dare un'indicazione sui macronutrienti e poi questi macronutrienti possono provenire anche da alimenti scadenti. Io preferisco prediligere alimenti buoni, però se c'è con quegli alimenti una ricetta che mi va a variare il gusto, anche se devo utilizzare ingredienti come la farina, che poi andremo a vedere che la farina ne utilizziamo ben poca, ben vengano queste ricette. Farina d'avena, potete utilizzare la farina di grano integrale o 00. Ne serve davvero poca, alla fine dobbiamo solo passare il petto di pollo sulla farina, quindi evitiamo di mettercene tanta, altrimenti va un po' sprecata. Quindi adesso andiamo semplicemente ad impanare il nostro petto di pollo, ad infarinare il nostro petto di pollo. Alla fine ragazzi, sul mangiare sempre le stesse cose, a volte si dice no? Ma mangi sempre le stesse cose? E alla fine meglio mangiare sempre le stesse cose ma sapere esattamente quello che si sta mangiando piuttosto che andare a casaccio. Poi dipende sempre dall'obiettivo che uno ha. Prendiamo la nostra padella e andiamo a metterci un filo d'olio, non ce lo lascio così l'olio, io di solito anche quando faccio il pancake Scottex e vado a toglierci l'olio. Voi direte, ma se ce l'hai messo che ho tutto lì a fare? È giusto per ungere la padella, non fare aumentare un po' l'antiaderenza. Scaldiamo la pentola. Ok, una volta che la pentola è calda andiamo ad adagiare i nostri bocconcini di pollo. Sinceramente non l'ho mai fatta questa ricetta, quindi vediamo cosa esce. Mi ero stufato del solito pollo e sto cercando di fare una variante. Che alla fine, quanta farina abbiamo utilizzato? 30 grammi, 40 grammi, ma non si è attaccato tutto sul pollo, quindi non varia il valore nutritivo del pollo sostanzialmente, quindi si può fare. Ok, quindi fuoco medio. Adesso cosa facciamo? Cuociamo effettivamente i bocconcini di pollo a fuoco medio, circa metà cottura aggiungiamo il succo di limone. Io ora questa operazione non l'ho mai fatta, quindi vediamo cosa esce, perché non va sicuro niente. Siamo a metà cottura, ora aggiungiamo succo di limone, o quel che è. Dai che è succo di limone.
Adesso succo di limone si asciuga, vedete voi le quantità, eh? Ok, date una girata. Per ultimo un po' di pan grattato che si attacca sopra. Ok, giriamo giusto un po'. Wow, professionista, guarda. Magari fatelo bruciare un po' meno, occhio alla cottura, però ci siamo. E andiamo avanti, andiamo a finire la cottura e poi siamo pronti. Bene, ci siamo, sono cotte, quindi direi di tirarle fuori dalla pentola. Mettiamo nel piatto. Forza, è facile, ecco qua. Sale, se volete mettetecene un po', questo è sale rosa dell'Himalaya, boh. Comunque, questa è l'alternativa, ci abbiamo messo 10 minuti e una valida alternativa che assaggiamo anche, che altrimenti pezzo piccolo giusto per sentire. È una valida alternativa per il pollo classico. Quindi si dice sempre si mangiano le stesse cose, si mangiano sempre le stesse cose, basta variare un po' con l'alimento, i principi nutritivi bene o male rimangono gli stessi, anche se abbiamo utilizzato la farina, abbiamo utilizzato il pan grattato, ma veramente non bisogna essere troppo fiscali. La quantità, se avete un piano alimentare, deve essere quella di pollo, però il modo di cucinarlo possiamo variare. Quindi questa era una variante sul pollo e mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, accendete la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video.